just a gigolo. You never knew where to go. People who buy this play. A path for evidence. A ceiling gets romance. I watch day of seven. Will it come a day? Oh, will it pass away? What? Buonasera e benvenuti alla seconda semifinale di Comicum. Che cos'è Comicum? È un inserimento, una spin-off, diciamo, dello Sgarazzao. È un concorso tra comici nuovi, gente che, artisti, non gente, artisti che regalano sorriso, che si mettono in competizione così, anche per provare i loro pezzi nuovi, per vedere gente nuova. E questo Comicum è alla seconda serata. Nella prima serata abbiamo visto quattro comici, ne sono passati due. Sono passati due grazie al vostro voto e al voto della giuria. Al termine delle quattro esibizioni voi dovete votare. Passeranno le nostre comicomine con quattro contenitori dove c'è la foto di ogni artista e voi potrete inserire il gettone del comico di vostra maggiore preferenza. Ok? Tutto chiaro? Questo succederà al termine delle quattro esibizioni. Insieme al vostro voto c'è anche chiaramente il voto della giuria. La giuria che è composta da componenti dei comitati turistici e vari come si chiama, onorificenze, chiamiamole così, vari personaggi della città di Viserba e non solo, che nel corso degli anni hanno fatto grandi eventi qui a Viserba e nella Riviera Romagnola. Allora, presentiamo subito la giuria. Pierluigi Sammarini, presidente dell'Associazione Ippocampo di Viserba. Applauso. Testoni Ruggero, presidente del Museo Escaion della Marineria delle Conchiglie. Applauso, grazie. Attilio Lugaresi, presidente del Circolo Nautico di Viserba. Applausi per tutti, ragazzi, Forte, forte, forte. Francesco Protti, storico presidente del Comitato Turistico di Viserba. E Piero Maggiò, attore, vicepresidente del Comitato Turistico di Viserba e presidente di giuria. Forte l'applauso, questa è la nostra giuria che voterà insieme a voi. Pronti a presentare il primo artista che è con noi. Lui è siciliano. Alessio Lupo presenta un monologo sulle avventure tragiche comiche che gli piacciono. Alessio Lupo! Grazie. Buonasera Viserba! Sì. Hanno scritto di Parma, ma si capisce subito da come parlo. Io uso le doppie un po' a caso, sono di Palermo, cioè si capisce, no? Come va? Come state? Tutto a posto? Bene, io stasera volevo cominciare subito rivolgendomi al pubblico, a voi, no? Perché volevo chiedervi, ma secondo voi, noi italiani, siamo patriottici? Una alla volta, una alla volta. Prima domanda, siamo italiani qua stasera? Sì? Sì, perfetto. Siamo patriottici, signor, lei si sente patriottica? Dice di sì con la testa, non la vedo convinta, No, fatto sta che ci sono stati quest'anno, quest'estate, no? Gli europei, l'Italia è andata malino, però mentre giocava l'Italia tutti cantare l'inno, guardavamo la partita, no? Ci sentivamo un po' Forza Italia, queste cose, però solo perché era una partita di calcio. Stessa cosa col tennis, c'è stato Sinner, avete sentito? Signora, ha sentito di Sinner? E come no? Tutti i giorni che lui è il primo tennista del mondo e tutti è italiano, italiano! Tutti ne parlano, ma di tennis c'è gente che non ha mai visto una partita. Primo io, il tennis non lo vedo tanto. Alcune cose del tennis le ho scoperte da poco, per dire il net. Io prima il net lo utilizzavo solo al supermercato. Un net di prosciutto, un net di mortadella. Invece ho scoperto che è un termine del tennis. Beh, però dove volevo arrivare? Che in realtà, oppure ho fatto delle ricerche, noi italiani siamo tra i popoli proprio meno inclini ad andare in guerra per l'Italia.
ed effettivamente io in guerra per l'Italia non ci dissi mai, non so lei signora nemmeno, mi dice ora di no con la testa, però prima era patriottica signora, io lo sto ricordando, va. E praticamente pensavo, no, che comunque questo patriottismo in realtà ci esce, no? Però quando? Quando siamo all'estero. Io sono stato recentemente in Grecia, ho conosciuto i ragazzi a Roma che hanno fatto Erasmus a Roma, ma sono greci, mi hanno detto guarda ti ospitiamo noi, vitto e alloggio te lo diamo noi, vieni, io studente universitario fuori sede, sono partito con la PostePay vuota, poco, e allora sono arrivato là in Grecia, finita, mi hanno offerto la cena, mi dicono come si è mangiato? Ho detto come si è mangiato? Con la forchetta? No, dice come si è mangiato, bene o male? E allora lì non volevo fargli sentire male, ho detto no, si è mangiato bene, mi guarda e mi dice... Lo vedi che in Grecia si mangia meglio dell'Italia? Aspetta un minuto, amico mio. Pasta, pizza, pesto, pomodoro. Ci ho fatto tutto l'elenco, lui muto. Italia 1, Grecia 0. È iniziata una battaglia. E allora lui si riunisce con i suoi amici. A un certo punto mi guarda e dice vero, però noi in Grecia abbiamo il mare più bello del mondo. Io ci ho provato, ho detto c'è Rimini, Riccione, c'è la Sicilia, Sardegna, Ostia. Lui mi guarda, Mykonos, Santorini, ed effettivamente non aveva torto, 1-1, palla al centro. La partita si fa dura, lui di nuovo si riunisce con i suoi amici, mi guarda e dice sì, ma noi in Grecia abbiamo inventato un sacco di cose, abbiamo dato al mondo le Olimpiadi. Ho detto, vero? Voi avete dato al mondo le Olimpiadi, ma le abbiamo vinte noi italiani. Voglio dire, un po' di orgoglio, la signora ci stava provando, un po' di orgoglio. 2-1 per l'Italia. Ho giocato... Il nostro Jolly, l'ho guardato dritto negli occhi e ho detto sì, però noi in Italia abbiamo il bidet. Pah! Il bidet vince sempre, signor, con il bidet non si sbaglia mai. Loro come i francesi non ce l'hanno, muto, il greco. Si riuniscono tra di loro, continuano. Però noi in Grecia non ce la facevamo, non sapeva che dire. Abbiamo avuto la filosofia, i grandi filosofi. Ho detto vero, voi li avevate, no? Li tenevate nell'agorà, noi invece filosofi in Italia però li teniamo al McDonald's. Capisci bene che c'è differenza. Dice sì, però non ce la faceva più. Dice, noi in Grecia abbiamo avuto la crisi economica. E ti stai vantando della crisi economica? Sì, perché grazie alla crisi economica paghiamo poche tasse. E ti ho capito, amico mio, ma noi in Italia non le paghiamo proprio. Di che stiamo parlando? Mi è muto. È entrato proprio in crisi. Sì, ma noi abbiamo avuto le grandi città, la città di Troia. Detto vero, amico mio, però i suoi figli sono nelle nostre città. Gioco, partita, incontro, vittoria Italia, li abbiamo stracciati. Ma un'altra cosa assurda che mi è capitata andando in Grecia, che ho scoperto, è tutto vero, potete cercarlo pure su internet. Quando sono arrivato ad Atene, dovevo prendere il treno per arrivare, sono arrivato all'aeroporto, dovevo prendere il treno per arrivare in città. Ho scoperto che dal 2017 i treni greci sono gestiti da Ferrovie dello Stato italiano. Signora, mi avessi a credere. C'è i brividi appena l'ho visto, ho detto com'è possibile che Ferrovie dello Stato italiano, che non è capace di amministrare il nostro paese, si permette il lusso di amministrare quello dei greci. Cioè, cose di... Io oggi sono venuto qua da Roma per venire 7 ore di treno, che scioperi, cose, non si capiva niente, e in Grecia Ferrovie dello Stato italiano ha i treni. Cioè io scioccato, come ho visto il treno sono salito, ho commesso un piccolo errore e non ho fatto il biglietto. Ho detto, bugia, non è mio, c'è a fare un biglietto. Quando sono arrivato alla stazione, no, mi ha fermato il controllore e lì mi trovavo in difficoltà, ho iniziato a sudare, ho detto no, ora questo che cosa vuole? L'ho detto prima, sono partito proprio io studente universitario con la PostePay vuota, avevo nella PostePay 17 euro, aspetta ma si rompe qualche cosa, avevo nella PostePay 17 euro, questo ho detto mi farà una multa 100 euro, cioè ci sono consumato, devo chiamare a casa. Arriva questo controllore greco, credetemi, con la divisa di Ferrovie dello Stato italiano. C'aveva la polo azzurrina, il collare con scritto Dimitri Papastodopoulos e nella divisa Salvatore Esposito. Ci hanno dato le divise usate a questi. Mi ferma e mi chiede i documenti, io ci ho provato, ho detto compai, I'm Italian, the train is Italian, dice a me che me ne sta fottendo, nella sua lingua praticamente. Ha chiamato la polizia, è arrivata la polizia, che era vestita con le divise della municipale di Bari. Questa è una cavolata, ma mi piaceva dire. E allora mi hanno chiesto i documenti e giustamente mi hanno fatto il verbale, io ero morto, a un certo punto ho detto, la PostePay ho 17 euro, quanto vorrei? 100 euro di multa, mi arriva sto foglio viola, guardo in basso, 15 euro. Cioè io ho pagato la multa e gli ho offerto pure il caffè, vaffanculo.
Che noi italiani siamo così, magari non paghiamo le tasse, ma un caffè non lo neghiamo a nessuno. Poi io dicevo, sono palermitano, no? Però da settembre mi sono trasferito a Roma. Vivo a Roma perché sto studiando là, sto facendo la magistrale. E tutti i miei parenti pensano, la magistrale a Roma dice una cosa importante. Io sto facendo il DAMS, discipline delle arti, musica e spettacolo. Le mie prospettive lavorative sono quelle di un 6 al Superenalotto, bro. Fantascienza. E tra l'altro sono arrivato a Roma, il tempo di trovare un appartamento, dovevo riscendere a Palermo per prendere le ultime cose, era un weekend di settembre, e allora dovevo risparmiare per scendere a Palermo, ho chiamato un'agenzia, ho chiesto, dico, qual è il metodo più economico per scendere? Dice, c'è il primo volo alle 6 del mattino, 19,80 €. Ho detto, c'è qualcosa a meno? Dice, sì, a piedi. Ed effettivamente sono sceso a piedi, no, non è vero, non è vero. Ho preso il primo volo, quella mattina mi sono alzato prestissimo, che ero rincoglionito alle 4 del mattino per arrivare all'aeroporto. Praticamente da casa mia, che sto a Roma a Garbatella, dovevo arrivare alla stazione per poi andare all'aeroporto. La stazione dista 15 minuti a piedi. Io quella mattina ho detto noleggio un monopattino. Lì per lì, no, quelli che si noleggiano, pure qua li ho visti. Lì per lì ho detto è una genialata. Quando invece sono caduto e ho visto le fughe dei San Pietrini da vicino, un po' meno. Sono arrivato però alla stazione perché era tardi, ho preso il telefono per bloccare il noleggio del monopattino e mi sono accorto del dramma. Cadendo si era rotto il vetro. Mi sono sentito male. L'iPhone è rotto. L'app del monopattino che non la potevo più chiudere e quindi il tempo scorreva e io continuavo a pagare, che lo sto ancora pagando, sto cazzo di monopattino. Il biglietto dell'aereo ce l'avevo nel telefono e quindi non ce l'avevo più, ma soprattutto come l'avvisavo con sto partendo e sono atterrato a quella santa donna iperprotettiva e ansiosa di mia madre, che se a mia madre non gli arriva quel messaggio lei non può pensare che sono caduto col monopattino ma con tutto l'aereo. E mia madre è ansiosa, cioè pure io effettivamente l'aereo alle volte uno ha paura, si spaventa. Un'altra ansia che mi viene è quando devo andare all'ospedale, no, che devo fare gli esami del sangue, io non ce la faccio. Tra l'altro ultimamente gli ospedali sono pieni di tirocinanti, ci sono più tirocinanti che pazienti, e l'infermiera che mi doveva fare il prelievo era più piccola di me. Io ho 23 anni, lei ne aveva 8 di tirocinio, che ci tengono. E le ho anche detto, guardi che ho l'ansia, la paura a fare l'esame del sangue. Lei mi guarda e mi dice, ma così non sei d'aiuto. Perché io ti devo aiutare, io ho l'ansia. Dice, certo, questa per me è la prima volta. Cioè, anzi, così lo devo fare io o lo devi fare tu? No, tu, vero. Me ne sono andato, ovviamente, non ce l'ho fatta. Che poi, dicevo appunto, sì, l'ansia me la porta addosso, però mi scontro tutti i giorni con l'ansia quotidiana, perché ultimamente vengo da Palermo, sono stato all'anagrafe. C'è qualche impiegato comunale stasera? No, sta lavorando, è evidente che sta lavorando. Beh, scontrarsi con queste figure alle volte è difficile, no? Perché non si sa mai quello che ti può succedere. Io sono andato perché c'è un mio cugino, si chiama Giovanni, che non si identifica più in un genere preciso, né in un uomo né in una donna. E mi ha chiesto di accompagnarlo all'anagrafe per aggiungere al suo nome lo SVA. Lo SVA, per chi non lo sapesse, è un simbolo, è la E capovolta che rende le parole prive di genere, quindi prive di sesso. Io sono andato all'anagrafe a Palermo, c'era l'impiegato comunale, la scrivania, io ho detto, guardi, mio cugino Giovanni vorrebbe aggiungere al suo nome lo SVA. Questo mi guarda, credetemi, fa, io nella tastiera come vocali c'ho la A, la E, la I, la O, la U, la T, ma la Schweppes no. Cissi, no, scusi, la SVA è un simbolo, è la E capovolta. Minchia, ha girato la tastiera. Cioè, questo, che succede? Grazie, Alessio Lupo, da Palermo. Questo è il saluto del pubblico di Viserba. Grazie. E passiamo immediatamente al secondo partecipante alla Comicom, ma lui arriva da Lerici. Quindi pensate da dove arrivano i nostri comici. Prima da Palermo, adesso da Lerici, SP penso che sia Spezia, o è Spese Comprese? No, Spezia, vabbè. Allora, Giancarlo Di Biasi, presente invece alla Canna del Gas. La sua comicità è divertente e surreale e porta in un mondo fatto di insicurezze e leggerezza attraverso un viaggio in cui affronta le problematiche di una società economicamente in crisi, dove l'ansia e la paura regnano sovrane,
dove l'imperativo di ogni essere umano è combattere l'anonimato sfruttando qualsiasi mezzo. Applauso per Giancarlo De Biasi da Lecce. Allora, sì, io sono un po', chiaramente sono spezzino, però sono milanese d'adozione. Prima di venire qua una persona mi ha chiesto del pubblico, che adesso non lo vedo, è già sparito, ho detto vieni a vedere, è andato via. Mi ha detto ma perché tu alla fine Giancarlo hai deciso di fare il comico? Perché il comico, dovete saperlo, ha avuto un'adolescenza traumatizzante, no? Io me la ricordo la mia perché sono andato allo psicologo e abbiamo scoperto che la mia vita, il mio trauma mi è rimasto impresso dentro come un marchio a fuoco. Un giorno ero al mare con mia madre che non mi aveva potuto comprare il costume. Ho detto, mamma, mi vergogno a stare senza costume. Giancarlo, tutti i bambini sono senza. Sì, ma io ho 18 anni, capito? No, è così perché il trauma è traumatizzante, il comico, insomma. Però io volevo dirvi, siccome volevo dire anche che la crisi c'è sempre stata, secondo voi le cose oggi con questa politica cambieranno sì o no? Vediamo. Avete ragione, i sondaggi parlano chiaro, la Ipsos ha fatto un sondaggio. Nel 2025 sarà povero un italiano su quattro, quello rimasto vivo, veramente. Io sto cercando di sopravvivere e sto ripensando a quello che mi hanno sempre detto i miei genitori. Mi hanno sempre detto che ammazzandomi dalle pippe io sarei diventato cieco. Che è un consiglio che sto seguendo perché potrei godere della pensione di invalidità, ok? Vedete bene, la vita, insomma, ma io poi ringrazio Matteo Moni che mi ha permesso di essere qua perché i comici ormai non possono più far TV, siamo in un momento particolare, non fanno più Auditel. Oggi per andare in TV i comici devono saper fare tre cose: cantare, cucinare o sterminare i vicini. Sì, da quando ho saputo che non so né cantare né cucinare, i miei vicini si sono barricati in casa. È una società impressionante, lo Stato non sa più dove prendere i soldi. Quest'inverno stavo passando davanti a una prostituta, l'ha multata perché stava bruciando un copertone. E ha fatto due multe, una per inquinamento atmosferico e l'altra perché il copertone era liscio. Sì. E la mia famiglia preme, dice Giancarlo, tu devi trovare la moglie, ti devi sposare, perché l'amore ti salverà. L'amore non esiste. L'anime dati genovesi per non pagare le puttane, va bene. Cattiva, ma se ci ragionate, insomma, comunque, e la classe media, devo dirlo, la classe media è finita, ci sono rimasti i ricchi, i poveri e io, che guadagno 1500 euro al mese, vivo a Milano e pago 900 d'affitto in una casa attaccata all'autostrada. Stamattina ho aperto le persiane, ho fatto una fiancata alla macchina. Un giorno la polizia mi ha tolto 5 punti della patente perché ho steso i panni senza giubbotto fosforescente. Durante il lockdown è passato il camionista di Bartolini, ve lo giuro. Ha tirato giù il finestrino, ha tirato una sigaretta, ma ha bucato il divano. Sì, perché sul terrazzo io al posto della ringhiera c'ho il guardrail. Un mese fa è morto il mio vicino di casa sotto un tir. Dico, vabbè, insomma, certe cose succedono. Cazzo, ma il salotto dai! Poi la casa, ve lo giuro, a Milano è così, 800 euro il mese. È un metro per un metro per un metro per un metro per un metro. Dormo in piedi. C'ho il cesso che ha attaccato ai fornelli. Cioè, cacco, mangio a tempo di samba. I miei amici mi prendono in giro, è arrivato uno e mi ha detto Giancarlo, la casa non è poi così piccola, in due ci si sta. Ho detto, sì, ma mio nonno è nell'urna. Veramente, poi è terrificante, io in questo quartiere a Milano dove l'unico bianco sono io, ma l'affitto lo pago in nero. Sono l'unico che ruba la rete Wilex agli extracomunitari. Adesso ho trovato finalmente, ho comprato l'appartamento dopo tanti sacrifici, ve lo giuro, ho fatto un mutuo talmente lungo che la firma del rogito c'era il notaio e il prete. La casa, ve lo giuro, ha le pareti di cartone. Quando faccio il sesso la mattina scendo, la portinaia mi consegna la lettera dell'Auditel. Da quando è arrivata la coppietta nuova all'ultimo piano è scesa, mi ha detto, ragazzi qua l'Auditel è sceso del 30%. Ho detto, peccato, la mia compagna ci tiene lo share. Mio cognato invece è timido, quando fa sesso con la moglie dice, caro, metti sulla lavatrice. Gli arrivano a letto, ah caro, l'hai messa sulla lavatrice? No, ormai ho fatto tutto a mano.
questi canti, questo quartiere, ora poi si è sprovincializzato, ora c'è la movida cinese nel mio quartiere. L'altro giorno sono andato al bar per prendere un caffè, ho messo la mano sul bancone, mi hanno ricostruito le unghie. Ho detto, cazzo, ma ricostruite il milfegato che mi avete rovinato con gli votini di primavera. E c'è una ragazza che ha detto, non ti preoccupare dal bancone, io fa le massaggio. È uscita questa, mi ha portato in questo posto fatiscente, c'erano i letti marci. A un certo punto mi dice, togliere le mutande. Ho detto, perché? 30 euro io farei massaggio all'amantico. €50 io fare maniglia. Ho detto, €50 per una maniglia. Per tutta la porta quanto mi prendi? Lascia perdere, con quello che costa vado a casa per €50 uso la mano del peluche. Insomma, io poi altro che il sesso, io devo sfogare i miei bisogni primari, l'alimentazione. Per esempio, io i supermercati di marca li evito come la peste. Anche perché l'ultima volta per mettere un euro nel carrello sono finito in mali usurai. E quando sono dentro ho capito che stanno facendo i tagli anche loro. Hanno tolto quello che mi teneva in vita, lo stand dell'assaggio libero. Vi ricordate, una volta assaggiavi il caffè, mangiavi il formaggio. Una volta mi son pretato sul tagliere, si è girato lo scaffalista, mi dico, ma che cazzo fai, ti mangio la mia pausa pranzo. La cassa veloce ormai è solo per i saluti. Siccome io mi vergogno di dire che sono povero, cosa faccio? Ostento una certa ricchezza, riempio il carrello fino all'orlo e man mano che mi avvicino alla cassa deposito la roba a casaccio negli scaffali. Finché non mi rimane praticamente niente. L'ultima volta l'ho comprato in offerta con €1,20 yogurt. Ho chiesto alla cassiera, e do scusi, fra quanto scadono? Guardi, più o meno fra un quarto d'ora. Io posso veramente, dovete fare, fatelo l'applauso, insomma. Veramente. Io vado soltanto nei supermercati di bassissima qualità. Ho comprato gli spaghetti a 0,05 centesimi. Non lo so che farina abbiano usato. So solo che al posto del tempo di cottura c'era scritto tenerla lontano dalla portata dei bambini. Sì. E lo abbino al tonno. Io faccio la monocoltura, ho mangiato per 6 mesi, basta il tonno. Sull'analisi del sangue c'era scritto che ho il 2% di sangue nell'olio d'oliva. Veramente, io sono il re delle offerte. L'ultima volta ho comprato anche 4 kg di gorgonzola scaduta da 6 mesi. È arrivato a trovarmi un'amica e le ho fatto la pasta alla penicillina. Veramente. Poi in casa invece mi è rimasto il frigo deserto. Mi è rimasta l'ultima scatoletta di bastoncini del tenente Findus. Sì, tenente, perché sono così vecchi che non era ancora capitano. Ma io mangio così male che anche il mio cane diffida. Quando gli preparo la ciotola, mi guarda, vuole che l'assaggi prima io. È arrivata mia nipote l'altro giorno e dice, zio, me lo fai un panino al prosciutto crudo. Ma con quello che costa il prosciutto crudo, le ho dovuto raccontare che il maiale si è estinto. Veramente, io adesso questa spending review la faccio anche fuori, sono andato a mangiare per risparmiare questi panini arabi, i kebab, da €2,50. Cosa ci mettono dentro? Io non lo so. Carne halal! Cos'è? L'ho eliminato perché mi hanno fatto l'ecografia, avevo il fegato rivolto verso la Mecca. E infatti adesso ho deciso, basta, vado al McDonald's, se devo mangiare merda, almeno la mangio firmata. Ma io veramente, ma sto sforando, De Santi, sto ti vedo. Io vivo blindato in casa, domenica se esco per prendere un caffè, lo prendo lungo. Se non rientro immediatamente in casa. Quando mi chiamano i miei amici per andare a mangiare fuori dico sempre di no. L'altra sera ho ceduto. Quando è arrivato il conto ho finto l'infarto. Dovevo immaginarlo che si pagava la romana. Tutti hanno preso il pesce, l'astice. Io una pizza alla marinara €80 mi ha costato. Io poi ho questi svaghi, vado al cinema vintage. A Milano c'è il Beltrame. Non mi posso avere €5 ingresso. Sono entrato il cinema di sé. Sono entrato, c'eravamo io il proiettore. Una volta hanno trasmesso un film francese che era talmente lento che nell'intervallo hanno mandato il Signore degli Anelli.
vede, è edificante. Ma io non posso permettermi niente, poi io faccio rappresentante per sopravvivere, non si vende più niente, m'hanno obbligato a comprare un satellitare, questi qui. E ho detto, l'ho preso uno usato a 15 euro, l'ho rivenduto perché Bellini è troppo vecchio, mi segnala gli accampamenti romani. Io non posso permettermi niente, quest'inverno avevo freddo, mi sono comprato un piumino, invece di piume d'occa l'ho comprato di piume di fagiano. Sono andato al negoziante e gli ho detto, scusi, ma siamo sicuri che sia autentico? Ma scherza, nelle tasche ci sono ancora i palini del fucile. Giancarlo, questo è l'applauso di Viserba. Grazie, scusate, non sapevo i tempi, poi avevo paura di sforare. Passiamo al terzo partecipante, vediamo da dove arriva da Reggio Emilia, quindi un emiliano, quindi un con vicino, diciamolo così, perché noi con gli emiliani a volte non si va molto d'accordo, però... Arriva da Reggio Emilia, dove d'estate si trasuda cotechino e gnocco fritto mangiato in inverno. Questo è quello che scrive lui. Si esibisce come cabarettista nei locali di Reggio Emilia, appassionato fin da piccolo alla vita di Giorgio Mastrota, pensate un po', e data la grande somiglianza porta in scena una vera e propria televendita che gli garantisce anche un adeguato stipendio. È con noi Davide Formentini. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Buonasera. Ave, Quinto Fabio Massimo. Allora, Matteo, non far prendere impegni alla gente dopo, perché questo spettacolo ve l'ha tutto ripetuto in latino per Quinto Fabio Massimo. Prima di cominciare, state bene? Sì! Molto bene. Allora, per alzata di mano, in quanti di voi conoscono Giorgio Mastrota? Tantissimi, perfetto. Allora, questi che hanno alzato la mano, in quanti di voi notano una certa somiglianza? Sì, c'è. Allora, io vi devo dire che Mastrota è sempre stato il mio idolo, fin da quando ero piccolo. Quando avevo 10 anni facevo già delle televendite a casa. E ho venduto la cucina di mia mamma su internet, per un anno abbiamo mangiato la Caritas, bellissimo, tutto gratis. Poi adesso faccio le televendite qui sul palco, allora mi diverto e vi do il benvenuto al primo appuntamento del Minchia Shopping. State pensando che vi voglia vendere un set di pentole, il materasso Hemiflex o forse un frullatore immersione? Nulla di tutto questo, il Minchia Shopping vi viene incontro per risolvere i vostri problemi e vi presenta in esclusiva, solo per voi questa sera, il nuovo strumento tuttofare del futuro. Signore e signori, sto parlando di una mucca in carne e ossa, viva, 100% nostrana, ecologica. Signori, questa sera il Minchia Shopping vi propone Vacca che Keld. Vacca che caldo, la prima vacca 4.0 della storia, leader del mercato tecnologico, quello strumento che potete utilizzare a casa vostra per fare qualsiasi cosa. Signora, lei quanto spende di riscaldamento l'anno? Non ne parliamo. Allora, stia tranquilla perché stasera lei potrà avere Vacca che Keld a soli 200 euro e con 10 anni di garanzia. Parlo a voi massai e casalinghi del nuovo millennio. Questa mucca da soggiorno è più che una vera e propria caldaia, è un motore di ultima generazione a 56 sfiati al minuto che emette calde turbolenze da davanti e da dietro, vi permetterà di stare sul divano di casa vostra in pieno inverno a gustarvi la vostra serie TV preferita in canottiera e mutande. Ma non solo, Vacca che Keld è molto più di questo e questa sera adesso ve lo dimostrerò. Signora, lei cosa mangia di colazione al mattino? Mi dica. Fetta biscottata con latte. Allora signora, glielo dico col cuore, questa è una colazione poverissima, io non so come ci arriva sera, sarà un miracolo. Con Vacca che Keld lei potrà avere il latte a lunga conversazione che vi darà lo spring giusto per iniziare la giornata e vi aiuterà anche nell'approcciare il commesso del negozio sotto casa.
Inoltre potrete attivare la funzione stravaccati posizionando la vacca sul divano del vostro soggiorno, utilizzandola come comodo separé con la moglie che non vi lascia in pace mentre guardate la partita. Per chi volesse poi coniugare eleganza e calore, abbiamo la funzione vaccappatoio. Provate anche voi l'ebbrezza di uscire dalla doccia di casa con una vacca sulle spalle. Ma che calore, ma che delizia. Avete il forno a microonde rotto e volete scaldare la lasagna? Nessun problema con la funzione vacca navacciuolo, con cui potrete cuocere i vostri cibi in maniera naturale e senza spese. Basta avvicinare il muso del bovino alla lasagna congelata e nel giro di 4-5 ore sarà tutto cotto puntino. Per i veri gentiluomini e ovviamente anche le vere gentildonne, abbiamo la funzione bivacca, che come dice il nome è una vacca con due utilizzi per accogliere gli ospiti a casa vostra. Col muso, se sono ospiti graditi, invece, se si tratta di quei fastidiosissimi testimoni di Geova, è semplicissimo. Basta girare il bovino e gli ospiti non entreranno a casa vostra, garantito, senza essere maleducati. Inoltre, per chi volesse poi sfoggiare un linguaggio forbito ed elegante con i propri ospiti, si può attivare il corso gratuito la Vaccademia della Crusca. Adesso invece parlo a tutte quelle persone che vogliono imparare delle lingue straniere. Secondo me ce ne sono veramente tanti. Signori, niente paura, perché vi allenerete con la funzione cecoslovacca. Allenatevi a parlare con lei e ordinare un goulash a Praga non sarà più un problema. Adesso invece parlo a tutti i viver della notte. Per alzata di mano, in quanti di voi si mettono gel, lacche? Non lo so, io non le conosco queste cose, quindi... Nessuno? Siete tutti degli ecologisti? Perfetto. Signori, allora ho la funzione adatta per voi, la vacca boia. Ci penserà lei a leccarvi il ciuffo per una pettinatura pazzesca, e quando uscirete di casa che vedranno i vostri amici, vi guarderanno e vi diranno vacca boia, e le serate non andranno più in vacca. Va bene anche per i pelati, per tenere la testa lucida va benissimo. Signori, è Ferragosto, ormai ci siamo, 40 gradi all'ombra, città deserte. Voi avete la macchina piena di valigie, siete lì pronti per mettere in moto, ma c'è un problema: non sapete con chi andare in vacanza. Signori, siete nel posto giusto, perché adesso c'è la funzione vacanza, porta la vacca in vacanza, ma sì! Signore, lei come asciuga i vestiti a casa? Al sole, ma in terrazzo, in giardino? In terrazzo. Signore, i vestiti in terrazzo li rubano, arrivano i ladri. Non si fa, non si fa. Signori, adesso c'è la funzione vacca che arsura. Basta appendere i vestiti alle corna del bovino per farli asciugare. E con 50 euro in più, vacca che arsura vi stira anche i panni. Basta stendere di lungo il corridoio e farci dormire sopra la vacca. E con altri 50 euro vi diamo anche il kit del presepe. Ma tutti che andate a comprare le statuine del presepe a Napoli, ma glielo fate vedere voi qual è il presepe più bello, con la funzione bue di Nazareth. E in omaggio c'è anche l'asinello. Per i rabdomanti, abbiamo pensato anche ai rabdomanti, abbiamo la funzione vacca 2O, la prima vacca che trova l'acqua. Avete sete? Ma mandate la vacca in cortile, qualcosa troverà. E per finire, per chi non si accontenta, per chi vuole tutte le funzioni attive contemporaneamente, abbiamo la multifunzione vacca di una vacca, la prima vacca matriosca della storia, che ha dentro un'altra vacca, che ha dentro un'altra vacca, che ha dentro un'altra vacca. Quindi affrettatevi e andate sul nostro sito web www.vaccacheckeld.com per tutte queste funzioni e tantissime altre. Alle prime 10 telefonate che arriveranno in omaggio solo per voi, la bevanda preferita della vostra vacca, la vacca tonica.
E inoltre riceverete a casa vostra una bellissima griglia. Una bellissima griglia, guardate, che con cui potrete festeggiare la fine della garanzia con i vostri amici. Quindi affrettatevi, anche voi potrete dire vacca se buona. Grazie. Davide, prenditi l'applauso del pubblico di Viseppe. Comico che si definisce milanese di prima generazione. Questa sera ci presenta un personaggio fantastico, forse uno degli attori più amati dal pubblico femminile, forse uno degli attori più belli al mondo. Non so chi sia, lo scoprirete sicuramente voi. È con noi Alex De Santis. Avere a che fare con la femme, le donne, soprattutto quando sei ricco, sei bello, sei famoso, soprattutto quando ti chiami Ndelon. Per esempio la mia ultima fidanzata, Francesca, l'avevo conosciuta alla stazione durante un viaggio. Appena arrivai alla stazione tutti parlavano di me. Ndelon, il treno per Parigi partirà al binario 2. Merci, mademoiselle. E mentre il treno viaggiava, sentivo che tutti parlavano di me. Ndelon. Poi improvvisamente arrivai al mio scompartimento e davanti a me vidi lei, Francesca. La iniziai a guardare, iniziamo a chiacchierare piacevolmente. Lei mi disse, studio botanica. E pensi di fare la botanica tutta la vita? Poi improvvisamente la guardai, la sfiorai, scelai e le dissi, come per giocare? E me la tengo, rispose. Ma come? Ma non senti anche tu le vibrazioni? No, preferisco i pù. Poi improvvisamente la sfiorai, la toccai, scelai e le dissi come per giocare e me la tengo una seconda volta. Perché mi sono incasinato e l'ho ripetuto. Signora, non se ne fa mai abbastanza con voi. Poi improvvisamente mi riconobbe. Mi disse, ma tu sei il grande Ndelon. Sei ricco, sei bello, sei famoso, te la sto dando, te la do, anche se non me la chiedi. Era amore vero, finalmente l'avevo trovato, voleva sapere tutto di me, mi disse come mai ti chiamano come una campana? Ndelon. Allora tirai giù i pantaloni e le mostrai il batacchio. Allora mi guardò bene e mi disse, ma come si diventa Ndelon? Si nasce o ci si diventa? Ci si diventa. Allora le ho raccontato di tutta la mia vita, ho detto tanto tempo fa ho iniziato che ho fatto i primi film a luci rosse, rouge, come si chiamano i film a luci rouge, come rouge, come porno, quelli lì che guardate voi esattamente, ricordo ancora le selezioni al regista, eravamo in tre, 1, 2 e 3. Ricordo ancora, guarda il primo, il vis-à-vis, la tresseur, guarda il secondo, il vis-à-vis, la tresseur. Che cazzo ridi sulla tresseur? Poi arriva da moi, il vis-à-vis, la tresseur, il vis-à-vis, la tresseur, mi guarda e mi fa, tu t'appelles? Come tu t'appelles? È tutta minchia, che cazzo stai dicendo? Dopo quell'incontro, io e Francesca andammo a vivere insieme e per un bel periodo abbiamo convitto e alloggio. Al mattino la guardavo e le dicevo, sei felice? Sono serena. Ma non ti chiamavi Francesca? Un'altra volta, ricordo, ero a letto in dormiveglia, lei mi stava preparando la colazione, mi chiamò Ndelon, risposi, apri tu? Poi improvvisamente successe qualcosa tra di noi e il nostro armonia, come si dice, l'armonia si ruppe e lei se ne andò. Io non capivo, c'era qualcosa che non tornava. Dopo 3 mesi ho capito, era lei che non tornava. Volevo andare a casa sua e volevo dirle je t'aime, tu m'aime, ça fait. Ma grazie, vedo che capite il pathos che ho avuto in quel momento, grazie. Volevo andare lì, arrivai a casa sua e vidi due uomini che uscivano ridendo. Allora entrai e la invitai a raccontarmi i fatti. Lei mi confermò che se li era fatti entrambi. Allora sconfitto la guardai
era stanca, era molto provata. Allora già che c'era l'ho provata anch'io. Ma qualcosa era cambiato, allora me ne andai sconfitto, deluso. Sulla porta un altro uomo suonava il campanello. Che brutto suono, disse. Ma oui, Delendelon non abita più qui. Comunque, il fatto di poter fare quello che si vuole mi ha fatto anche imparare a suonare la chitarra. Non sono un chitarrista, però ho fatto la mia prima serata in spiaggia tanti anni fa ad un falò. 15, quello non era il falò della spiaggia, era il 15 di agosto, c'erano i falò, c'erano le varie cose, ma io ero in un bar e in questo bar ero lì che facevo le canzoni, così sono arrivato vicino a mezzanotte, poi c'erano i fuochi, che facevo Brasil, na 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 na, c'era il trenino, na 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 na, intanto c'era il trenino, tutta la gente che ballava così cos'ha. E forse perché ha sentito Brasil, forse per la musica, forse per l'allegria, mi viene vicino una ragazza brasiliana, mi mette uno spartito lì davanti e mi dice, mentre io sono lì, la, e trenendo, e lei, ciao, mi chiamo Fernandes do Brasil, vorrei cantare questa canzone, mi mette lì lo spartito. Io faccio, sì, no, dopo, perché, na, stanno divertendo, na, 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 na. Io ti devo cantare questa canzone, canzone di saudade, momento molto importante per noi, che questa è saudade. Io faccio, sì, ma dopo, perché, na. Intanto mi distraeva e pian piano la gente ha sentito che io suonavo meno bene, pian piano un po' che, ecco, vedi, mi fa, vedi cos'è saudade? C'è prima allegria, allegria finisce, arriva tristezza, io provo malinconia, per noi è saudade. Ho capito, ma se non mi interrompe, non ti preoccupare, suona questi, io canto. Allora, tanto oramai si era finito il meccanismo, guardo lo spartito e comincio. Lei mi guarda, lento, muy lento. Prende il microfono in mano e comincia. Signore, questa sera vi voglio parlare di saudade, canto canzone di saudade. Cos'è saudade? Saudade è un momento di allegria che si sa che finisce. Quando finisce allegria arriva tristezza, provo malinconia e allora diventa saudade. Per noi brasiliani, sì, però canta. Prende in mano il microfono e comincia. Vorrei specificare che saudade, che cos'è saudade? Canta, cazzo! Felicità. Che viene e va. Prima era qua. Adesso chi lo sa dove sarà, poi va di là, torna di qua, felicità. 20 minuti così, la gente se n'è andata e si è rimasti io e lei. A un certo punto lei mi dice, grazie, con te mi sono trovato molto bene, ho visto che questa cosa è stata molto bella, grazie. Adesso, siccome tutti andate via verso i fuochi, io voglio andare in acqua e faccio un bagno, come mamma mi ha fatto, perché io amo peace and love. E va in acqua e si spoglia ed entra in acqua. Allora io ho già messo via tutto quanto, così cosa ho detto? Vuole peace and love? Peace and love, portiamole. E sono andato lì, mi sono spogliato anch'io, come mamma mi ha fatto, ho visto che eravamo fatti diversamente. Entro in acqua, guardiamo, ci abbracciamo, lei viene vicino e mi fa, guarda, queste costellazioni di pesci, questa è costellazione di acquario. Senti, ma a proposito di pesci, ma in questo mar ci sono le anguille? Ma guarda, in questo mar c'è capitone. Ma scusa, capitone non è un pesce d'acqua dolce? Guarda, capitone è un pesce che si adatta, dipende dalla situazione. Insomma, alla fine finiamo così, finiamo sulla spiaggia, finiamo per stare insieme e ci addormentiamo su uno dei lettini di riccione, prima fila. La mattina arriva il bagnino alle 6. Ci sveglia, lei guarda e fa, felicità, si sveglia subito così, mi sveglio anch'io e mi fa, senti, io ho capito che ti voglio presentare ai miei. Senti, ma non è un po' presto? Ma no, guarda, sono le 6, saranno già svegli. Allora ci incamminiamo, mentre andiamo, mi guarda e mi fa, ti devo fare una confessione. Dimmi, io non sono sempre stata donna.
cosa intendi esattamente? Guarda, no, io nasco donna, mi piacevano gli uomini. Poi a un certo punto ho cambiato idea, sono andata da chirurgo e ho detto, senti, monta pezzo perché adesso mi piacciono donne. Poi ho cambiato idea ancora, sono tornata da chirurgo e ho detto, senti, smonta pezzo perché ho cambiato idea ancora. Ma mi raccomando, tieni pezzo che non si sa mai. Così. Allora, cammina, cammina, arriviamo dai suoi, che io mi aspettavo fossero i genitori, e invece no, c'era un uomo con un bambino, e lei si avvicina, ciao, questo è Alessandro, con lui mi sono trovato molto bene questa notte, te lo presento, e si presenta, ti presento la mia famiglia, mi chiamo Fernando Fresco Corullo, mio marito è João Pinto, e lui si chiama Marcello Pinto da Fresco Corullo. Questo uomo si alza, mi viene vicino, mi abbraccia con una morsa stretta, quelle così, quelle che capisci che non ti puoi divincolare, mi guarda e mi fa, lei si è trovata molto bene con te, noi abbiamo usanza, quando tu ti trovi bene con un membro della nostra famiglia, poi devi provare tutti i membri. Io l'ho guardato e ho cantato, felicità, perché non è semplicissimo delle volte. Tu pensi di avere fatto bingo? L'anno scorso sono andato a fare uno spettacolo, torno la sera, torno a casa. Avete chiuso bene a casa le porte? Io torno, entro e trovo la porta aperta. Entro subito perché era aperta, sono chiusa. Entro e trovo 4 cinesi. Non ho nulla contro i cinesi, però c'erano 4 cinesi in casa mia. Entro il più anziano, quello più grande, il padre, dice, buonasera signore, benvenuto nella sua abitazione, a noi piace molto la sua abitazione, e noi, mi permetta di presentare prima di tutto la mia famiglia, io mi chiamo Chan Qui, mia moglie è Chan Li, mia figlia Chan La e mio figlio Chan dietro di lei, dietro di me c'era un ragazzino, così. Allora lo guardo e faccio, no, ok, ma, e lui fa, a noi piace molto la sua umile dimora, donde qua non ce ne andiamo. Allora ho chiuso la porta, ho preso l'ascia che tengo di fianco al guardaroba e ho detto, è vero, voi da qua non ve ne andate. E lui mi fa, ah signore, forse noi abbiamo sbagliato qualche calcolo, se lei, faccia una cosa, lascia l'ascia, apri l'uscio, noi si esce. E lui, è così. Ora, a me i cinesi come popolazione sono simpatici. A parte il fatto che se volessero metterebbero tutti quanti contemporaneamente del veleno nel caffè, nei bar, e gli italiani si estinguono in un quarto d'ora. Però a parte questa cosa, però loro cosa praticamente questi signori qua, io li avrei fatti uscire, ma il ragazzino impetuoso, Bruce Lee, mi salta addosso. Allora, lotta, 4 cinesi che conoscono il Kung Fu contro un italiano da solo, chi vince? Io perché avevo l'ascia. E quando erano tutti per terra, ho detto, adesso cosa faccio che c'è sangue dappertutto? Ho detto, sulle pareti do una mano di giallo. Questo è cattivissimo, lo so. E poi però cosa faccio? Allora mi sono ricordato che c'era, perché si chiama i carabinieri, arrivano e fanno, patente il rogito. Ma i cinesi erano già sul rogito in casa, oppure cioè, ti complicano la vita. Allora ho detto, cosa faccio? Sono andato da un Media World, da un Troni, questi qua, ho preso un congelatore 4 posti, messi dentro, poi sono andato a prendere un Rottweiler, un cucciolo, voi non sapete quanto mangia un cucciolo di Rottweiler, tra l'altro vendo congelatore 4 posti quasi nuovo, e adesso ho un Rottweiler 60 kg, bello, ha solo un piccolo difetto, quando lo porto al parco fa le nuvole di drago, gli altri cani lo prendono per il culo perché fanno grrr, e lui e non riesce a fare così. E quando fa la cacca in giro la fa un po' qua, un po' là e un po' dietro di lei. Quindi è un po' sparso così. Vi volevo salutare solo con una considerazione. Bravi, perché questa sera siete venuti a vedere uno spettacolo live. Oramai siamo abituati alla TV, ai computer, a tutto, ed è brutto. Dobbiamo uscire, dobbiamo andare a vedere gli artisti, qualsiasi cosa facciano dal vivo, perché live, e lo vedete questa sera, ognuno ha espresso quello che aveva nel suo modo, live è un'altra cosa, ci si conosce, si parla, il telefonino è un oggetto meraviglioso, ma bisogna dire no al telefonino, no, non sempre. E io voglio ringraziare il proprietario di quel telefonino,
che l'ha lasciato lì sopra prima e ha detto no, lo spettacolo lo guardo senza. Grazie. Alex De Santis. Grazie. Grazie Alex per la tua partecipazione. Allora, i quattro comici li avete visti. Presidente di giuria, Piero Maggiò, a lei l'onore e l'onere di comunicare al pubblico ancora presente i due finalisti del Comic Con 2024. Con 73 voti, 40 della giuria e 33 del pubblico, passa Alex De Santis con 102 voti, quindi primo classificato della serata, 36 voti della giuria e 66 voti del pubblico. Ladies and gentlemen, Alessio Lupo. Chiaramente l'applauso va anche a Giancarlo Di Biagi e Domenico, che non sono passati, Domenico Formentini che non sono passati, però avremo occasione sicuramente di vederli. Eccoli qua, eccoli qua.